momento in poi noi siamo in diretta. Allora, questo è Vai. l'Illuminati Day, ragazzi. Il giorno storico, sì. molto, insomma, esotericamente, questa giornata per la pecora gli si dice che è la giornata per festeggiare, così, la festa dei lavoratori. Infatti, non a caso oggi hanno scelto anche il giorno per togliere la mascherina, proprio per ricordare questo evento magico per i lavoratori. Infatti avrei dovuto chiamare questo video Nomus Aruola Day, insomma, Free from Museruola, diceva Raiciara. Qualche mese. Esatto, quindi ricordiamo quel mitico Wise Out, you know, fondò Sì. Illuminati, Adamo, sempre un ebreo, nome nomen. ebreo, no, non ci interessa, però comunque sia, diciamo. Questo animaletto creò, diciamo, beh, io penso che questa gente sotto altre forme è sempre stata in controllo anche prima che fondassero questa cosa. Magari non lo so, però qualcosa mi dice che erano sempre loro che hanno sempre controllato tutto. Però forse dal Sì, però. Sì, 1776 sono diventati sempre più efficienti, diciamo, non lo so. no, ma da quello che ho capito degli Illuminati, così. Era proprio una. Vabbè, a parte che è scritto anche su Wikipedia, ma comunque anche in altri libri, che era proprio una setta che è nata proprio per rifare il punto della situazione su quello che era il loro piano, che va avanti, cioè la rivoluzione, quella R grande, va avanti da millenni. E là dovevano adattarla allo spirito del tempo, quindi per organizzare nuove rivoluzioni massoniche. Beh, c'era appena stata quella americana, ma da là avrebbero organizzato quella francese, tutte quelle della fondazione di tutte le repubbliche europee massoniche dopo mondiali. Quindi quello è stato proprio, cioè, un anno di svolta, ecco. Sì. Ma infatti c'era anche. Non so, mi ricordo se era l'imperatore, era Asburgico, che aveva fatto chiudere questa setta e dopo, vabbè, ovviamente non c'è riuscito perché insomma, le forze nemiche erano troppe, però insomma all'epoca c'era ancora un certo ostacolo, ecco, da parte anche del potere ufficiale, cioè, Ok, adesso è quindi proprio la strada filmata, cioè. ok, allora c'è Luke che è un po' confuso su come entrare, glielo ho scritto adesso, però andiamo avanti perché chi vede il video poi insomma non è che posso così perdere tempo con questi dettagli. Ecco, Luke è entrato. Ah, Ciao Luke, se tante volte volessi parlare devi togliere la spunta al microfono in basso. E io c'è parto. la mascherina. Mascherina, la spunta. Sì. E togli la mascherina, a posto. Cioè. No, niente mascherina, non ti preoccupare. Buono, ok. Luca. Ok, ragazzi, noi nudi e crudi senza mascherina proprio. Allora, praticamente io vedendo tutta questa confusione, no, che la gente, ma questa non è una confusione che vedo qui in questo canale qua che abbiamo creato, no? Tutta questa gente che viene che è tutta un po' così, quando si parla di Dio, diciamo, è un po' confusa, no? E litighiamo, va sempre a finire che litighiamo sempre, no? Con la gente. E io ho detto devo fare un live e un video poi che pubblicherò su YouTube dove siccome ebbi questa illuminazione mentre facevo la legna ieri e da solo lì qui in montagna, diciamo, ho detto ah, siccome mi è sembrata abbastanza logica quello che ho detto, lo voglio presentare questa cosa ai miei amici e vediamo se questo ragionamento potrebbe ha basi così logiche e solide e lo vado a presentare adesso. Quindi io sono un credente, no? Diciamo che per presentare questa e quindi c'è questa lotta, no, fra credente e non credente e io vorrei capire così spiegare in modo semplice con un'analogia. A me mi piacciono molto le analogie, ovviamente, e quindi In realtà non esiste neanche differenza tra credente e non credente, cioè tutti siamo credenti in qualcosa, quindi sì, esatto, come tra dicevamo, credente. no? Anche il non credente crede che insomma, che non c'è Appunto, credo niente. che anche l'ateo non esista perché comunque crede in qualcos'altro, è solo Esatto. non credere in un Dio, ecco quello. Ecco, io però, siccome sono un nerd, come si dice, c'è cioè una persona che è sempre stato davanti al computer,
Ho detto, la mia esperienza ha avuto a che fare molto con i computer, no? E io qui in casa ho tre tipi di computer, un Mac, un Windows e un Linux. Questi tre computer, e quindi volevo far vedere questa, volevo spiegare questa analogia del sistema operativo che noi come computer, cioè questo essere umano, adotta un sistema operativo che possiamo dire, diciamo, io sono un ateo. Io sono un credente, io credo in questa religione, io credo in VV, un movimento, qualcosa, no? Quindi vediamo queste, diciamo, credenze che noi mettiamo come sistemi operativi che installiamo al computer, no? E quindi possiamo quindi vedere che qui, almeno io, in questi tre computer che ho in casa, no, 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 non li vedo litigare, diciamo, no? Cioè, lui sa che questo netbook qua, piccolissimo, deve girare Linux qua, perché non può girare altro, perché gira una merda, è un vecchio computer. E quindi lui adotta Linux. Il Mac, invece, che sto usando adesso, è molto potente e può girare una bestia come il Mac OS. Invece l'altro portatile, sempre Asus, però un po' più potente del netbook, lì gira Windows perché ci gira abbastanza bene. Windows 7, ricordo, non mi ricordo bene. E quindi loro però non è che litigano uno con l'altro, diciamo, cioè il netbook sa che questa è la sua potenza e diciamo devo installare il cazzo di Linux versione leggerissima, altrimenti non può girare un No, cazzo non qua. litigano, però se tu cerchi di introdurre un programma degli altri sistemi operativi no, non te li accettano, cioè devi, insomma, quando tu scarichi per esempio dal Mac un programma per Windows no, non puoi installarlo, sì, vanno in conflitto, ecco. Sì, ecco, e infatti qui nasce, diciamo, il contrasto fra di noi, no? Cioè io Mi penso litigano che senza no. soldi, quando cercano di comunicare c'è proprio uno scoglio e... Esatto. E quindi io volevo far capire questa cosa qua. Come questi computer qui in casa mia sono diversi, però riescono a convivere qua in casa mia, non li vedo mai litigare uno con l'altro. Anche se sono computer, cioè sto un po' esagerando, no? Però la cosa mia qua con questa presentazione è come fare in modo che noi, capito, insomma, che anche come hardware, diciamo, siamo fatti diversamente, come natura, noi adottiamo un sistema operativo che funzioni bene per il nostro corpo, diciamo, no? Ok? E quindi, allo stesso modo, cioè, vorrei che, un po' come fecero in America, no? Che gli dissero: guardate, ragazzi, venite in America quando diciamo, crearono l'America, no? Fecero venire gente di diversa cultura e gli dissero: potete stare qui, potete avere la vostra religione, basta che non vi ammazzate uno con l'altro. Quindi questo è il succo di quello che voglio dire. Cioè, come fare in modo che, capendo che noi siamo diversi, Dio ci ha fatti diversi, eccetera, eccetera, capiamo le nostre diversità e ci rispettiamo, non ci ammazziamo uno con l'altro, ognuno può adottare la sua religione, basta che non me la impone, diciamo, alla fine, o che ne so, come stanno facendo per esempio gli Illuminati, che secondo la loro religione loro sono Dio e possono fare di tutto con noi, loro stanno effettivamente non solo limitandosi a credere e poi facessero le cose loro per cazzi loro. Loro stanno attuando proprio quella loro credo, applicandolo a chi non vuole credere come credono loro. Quindi questo è il succo. Come fare in modo che tu puoi credere a quello che cazzo vuoi, però non rompi il cazzo. Cioè, possiamo discutere di queste cose, delle credenze diverse che abbiamo, però non ci ammazziamo, diciamo, no? E quindi io penso che il problema, perché uno dice no. Stavo pensando, no? Cioè, ognuno di noi può credere in quel che cazzo vuole e alla fine, cioè, ognuno crede perché quello che vuole, però poi accettiamoci, no? Però il problema è che stanno cercando di fare questo nuovo ordine mondiale, cioè metterci insieme anche se non vogliamo stare insieme. Per dire, io posso avere la mia credenza e applicarla con gente che la pensa come me in una mia comunità, per dire, no? Però questo non ci è consentito fare. E quindi cosa succede? Abbiamo un mucchio di gente che sta cercando di, in qualche modo, creare un mondo nuovo, diciamo, insomma, di vivere bene, che però credono in cose diverse, e quindi è lì nasce il contrasto, perché quando
qualche non credente sente me che sono credente, dentro la sua natura è come se lui pensa che io tipo voglio imporre la mia religione su di lui, e lui proprio si arrabbia in quel momento. Per questo nasce questa rabbia, questo contrasto fra di noi, no? E perché questa gente ci ha messo insieme e noi non vorremmo stare insieme. Oppure se veramente stessimo insieme, dobbiamo capire che dobbiamo rispettarci, dobbiamo rispettare la nostra diversità. Infatti, come dicevo anche ieri in un coso privato, che mi ha fatto, è stata la cosa che ha scaturito questo pensiero, no? Perché mi ha fatto riflettere al Vivi, no? Quando mi disse: ma scusa Marcel, perché io gli ho detto: ma al Vivi, ma scusa, ma perché usi ancora quel logo di Vivi? E lui mi ha detto: scusa, ma tu credi in Dio, no? Io credo in Vivi. Cioè, qual è il problema? Dice. E io sinceramente non sapevo rispondere a quel punto, perché ho capito che c'aveva ragione. Cioè, non è che io posso imporre qualcuno a credere quello che voglio io, no? E da lì poi è nato tutta questa. Grande, scusa. Sì, vai, vai. Niente, dicevo scherzando, a parte il logo, Alvivi è un grande, cioè io l'ho ascoltato, mi piace come ragiona. Sì, ma io pure, adesso che si è aperto un po' e ha cominciato a parlare e non più solamente così a scrivere e basta, ho capito che non è un coglione, diciamo, no? Anche se io non accetto al 100% quello che dice lui, per esempio sull'aspetto della famiglia, la donna, eccetera, eccetera, tante cose, non sono d'accordo, però dobbiamo capire come, diciamo, accettarci con le nostre diversità, perché alla fine quello che dà gusto alla vita è proprio il fatto che siamo diversi, ragazzi, perché se fossimo tutti uguali come ci vogliono fare questi cazzo di illuminati, cioè tutto un blob così grigio, senza cultura, senza diversità, senza più il sale, diciamo, no? Che rende bella la vita, c'è cioè questa diversità, e a quel punto è morte totale. Quindi accettiamo, capiamo che è bello, porca troia, che siamo diversi, perché è questo che dà la bellezza, per dire, perché io vo voglio fare video come questo dove ci uniamo tante menti insieme? Perché se parlo solo io, c'è solo questa testa di cazzo che vede il mondo come lo vedo io, e non c'è un mix, diciamo, che quando, come stai, quando stai cucinando, per dire, no? Se metti solo un ingrediente, quello è. Se ne metti tanti, può nascere un mix, qualcosa di. Ecco, c'è Alex anche. Alex, se puoi, amico Bella, mio. bella te. Se puoi, amico mio, togli un secondo il video perché c'è una connessione lenta e stiamo facendo un live. Ma, ok, Scusa, scusami. ma infatti non capivo, ho aperto il video perché volevo vedere se avessi visto pure te, ma non vedo te. Quindi è solo audio. Ottimo. Sì, no, sto facendo solo audio perché c'è una linea un po' lenta e stiamo facendo un live che deve finire entro le 10, diciamo. E se vuoi, stai, cioè praticamente stiamo parlando un Sto po'. qua, sto qua, sto con Gaetano, è venuto a trovarmi. Bello, Ecco, grande. Ciao Gaetano. grandissimo, Ciao. fratello. Ciao. E praticamente stiamo parlando di cose leggere, tipo stiamo parlando delle credenze, no? E per dire, Gianni lo sentivo sempre dire che credere è proprio un peccato, proprio credere. Però io immagino, insomma, che anche lui in qualche modo crede, diciamo. Sì, no, ma anche questa cosa, secondo me, nel fatto di credere come un peccato, cioè nasce proprio dall'approccio che si ha appunto quando si scoprono che queste cose, no? Che è tutto falso, no? Vabbè, lui parlava soprattutto di balle spaziali, dopo, vabbè, dinosauri, la scienza in generale, e là in effetti sì, puoi confutarla con gli stessi metodi loro, cioè loro ti propongono dei fatti, dei dati. Che sono assurdi ovviamente, e quindi tu li confuti sempre scientificamente, portando prove a tuo favore. Ma ovviamente quando si parla di fede, di credere, cioè non puoi portare queste prove, non esiste la prova scientifica. E quindi si tratta di affidarsi di Esatto. credere, di scommettersi qualcosa di superiore, per fede alla fine, no? Sì, nel Cioè, io senso non. che Quindi sono io. tutti diversi. Secondo me uno è frenato anche da intraprendere questo percorso perché non sa che non può dimostrarlo come ha dimostrato tutto il resto, allora va come in blocco e dice: vabbè, basta, mi fermo qua. Questo secondo me è un po' quello che avviene
In tanti, ecco. Che poi, cioè, alla fine si potrebbe anche provare, ragazzi, nel senso che quello che stiamo dicendo è, nel senso che io, computer, facciamo l'esempio, sempre l'analogia del computer, no? Io computer, netbook, che ho qui in mano adesso, che ho adottato come credenza il Linux, cioè, io dico, che, adotto Linux. Che non posso, posso anche dimostrare, secondo me, invece, secondo me è anche possibile dimostrare che questa credenza che non si può toccare, quindi la scienza, può solo dimostrare quello che si può toccare, non la materia, invece la credenza, quindi, Dio, diciamo, non si può dimostrare, ma in qualche modo si può, secondo me. Se ti dico questo, tipo, quando io installo questo Linux su questo netbook, vedo che funziona bene e quindi lì c'è una prova, nel senso che io quando ho visto la mia vita nel 2016, ho adottato il cristianesimo, diciamo, prima non credevo in niente, bestemmiavo, ero proprio ateo totale, proprio estremo. Quando ho adottato quella diciamo sistema operativo nella mia testa, ho visto che la mia vita è migliorata in qualche modo, no? E possiamo anche dimostrare, ma magari dicono che non è possibile dimostrare. Io te lo posso dimostrare. Io, quando ho adottato questo sistema operativo, ho cominciato a funzionare bene. Cioè, io praticamente nel 2016 ho toccato proprio il fondo. Cioè, praticamente, siccome non credevo in niente, ero molto autodistruttivo. Cioè, facevo cose che se avessi continuato a farle, sicuramente non sarei qui. Cioè, stavo veramente completamente fuori. Perché vedevo insomma che cioè che la testa che avevo era proprio diversa dal mondo, però siccome non vedevo nessun tipo di frutto a esprimere quella natura che avevo, e ho cominciato a fare cose distruttive proprio. Poi lessi qualcosa, così qualche passaggio qua e là nei video che vedevo della Bibbia e vedevo che mi colpiva, no? E poi ho cominciato ad approfondire, no? Finché ho capito che devo adottare questo nuovo sistema operativo. Quindi ho formattato la mia testa da il Led Zeppelin e tutte queste schifezze che sentivo prima, e tante minchiate che facevo e vedevo. Ho formattato tutto, quindi bestemmie e tutte queste minchiate, l'ho tolte tutte dalla mia testa e ho installato questo nuovo sistema operativo che su di me ha cominciato a funzionare molto bene. Perché? Anche se comunque sono sempre rimasto solo e isolato, eccetera, eccetera, però comunque dentro di me mi dava questa forza di continuare a fare la cosa non distruttiva, buona, anche se lì per lì non, ti diceva che non c'ha senso, no? E quindi quindi si potrebbe anche dire che c'è anche un modo di provare questa credenza che uno ha, nel senso che io credo che se adotto questo sistema operativo, la mia vita funzionerà meglio. Quindi che cazzo vuoi? Cioè, di che cazzo stiamo a parlare? Per me funziona. Quindi capiamo sta cosa, ognuno adatta quella cazzo di filosofia e sistema operativo che vuole. Il problema è che siccome viviamo in comunità, le scelte di una persona che ha credenze diverse, alla fine influenzeranno anche te, e lì nasce il problema. E qui, secondo me, il compito dell'uomo è capirci, rispettare la nostra diversità e andare avanti, diciamo. Questo Piccola, mi senti, bro? Beh, è. Vai, vai, Alex. piccola parentesi, mi è venuta in mente una frase riguardo a essere ciò che sei, credere, l'uomo è fatto dal suo credo, queste cose qua, no? E c'avevo uno scritto sulle 10, sui 10 insegnamenti della Bhagavad Gita. Tipo, vabbè, il cambiamento, la legge dell'universo, amare il processo, queste cose qua. E stavo leggendo adesso l'ottava, essere chi vi pare. Noi vediamo ciò che siamo e noi siamo quello che vediamo. L'uomo è fatto dal suo credo. Come crede, così egli è. Pensare pensieri felici vuol dire essere più felici. Sai che puoi. Cerca cose per cui essere grato. Cerca il bene e lo troverai. Insomma, cioè, non sempre. Sì, no, nel senso Non che
senso. Il credo va bene. Cioè, ti do ragione sul fatto che rispettare le scelte degli altri, cioè lasciar credere agli altri ciò che credono, però fino a un certo punto. Sì. Perché finché uno ha un pensiero di merda e pensa solo minchiate, come hai detto, influenza sempre le Ah, nostre scelte. no, il problema è questo, cioè, noi dobbiamo accettare anche il travestito, ragazzi, il gay, tutto, finché le cose che fa le fa nel suo personale e non mi va, che ne so, in giro nudo a far vedere a mio figlio, per dire, quella robaccia, oppure non insegnare a mio figlio a scuola per dire quella robaccia, quella loro mentalità, per dire. Cioè, nel senso, noi dobbiamo accettare anche il Nazi skin. Tutti devono avere la libertà di pensare a quello che vogliono. Finché non lo trasformano quel pensiero in azione, nel senso che non vogliono applicare quel mondo malato che c'hanno in testa agli altri, cioè imporlo agli altri quella cosa, Sono no? d'accordo, sono d'accordo. Nel senso, perché altrimenti si finisce come siamo qui in Italia, che non puoi nemmeno dire che non c'è stato quella roba che c'è stato, insomma, quei 6 milioni, quella roba là. Che manco si può dire, perché questa roba, se tu, insomma, metti in dubbio questa cosa. Quindi, per evitare questa cosa qua, cioè, noi dobbiamo essere, per dire, perché loro usano questa scusa qua, per esempio a Florida adesso, se tu... Ho visto un video adesso che praticamente in Florida da adesso poi è passato con una legge che se tu metti in dubbio o hai dubbi sullo stato di Israele, no? E tu non so che te fanno, ti mettono dentro, non so se è tipo come qua È in un Italia. reato pure qua. Qua mi pare che è un reato. E quindi il sistema adora proprio queste diversità e questo metterci in contrasto così non... tipo offendiamo l'altro e quindi ecco dobbiamo fare leggi per non offenderci più, no? Perché guarda, altrimenti guarda che fate. Invece noi non dovremo nemmeno incazzarci con chi la pensa diversamente da noi, semplicemente dovremo accettarlo finché, insomma, lui non attua quelle cose. E infatti io ogni volta che vedo gente qua che mi pubblica cose così contro gli ebrei, io li cancello subito perché non ho capito un cazzo. Cioè, tu devi... Vabbè, poi lì l'argomento sarebbe infinito, diciamo, come sono stati usati loro come popolo, insomma, eccetera, eccetera, come vengono usati tutti gli uomini. Però ecco, questa è la cosa che volevo dire, cioè, capire che lo scopo di chi ci controlla è così, creare questi contrasti che poi con le leggi che fanno loro limitano proprio la libertà di pensiero, cioè... fanno in modo che tu non puoi più esprimere quello che pensi. Fra poco non sarà più possibile fare niente perché offendi sicuramente un qualcuno o un qualcosa, diciamo. Fra poco non potremo mangiare nemmeno animali perché avranno diritti anche loro, anche se sono, insomma, Questo esseri non coscienti, diciamo, che Dio ci ha messo qua come delle mini fabbriche, diciamo, fabbriche di tipo la mucca converte la cazzo di erba in latte e anche in carne, diciamo, no? Diciamo le cose come stanno. E la gallina anche fa una magia, cioè converte i vermi, cose che mangia lì, scarti cose, li converte in uova, cioè qualcosa di spettacolare, è proprio una mini fabbrica, diciamo, no? sì, Però... no, secondo me è causato proprio da un allontanamento dalla logica, proprio dalla logica aristotelica che sta alla base di tutto il pensiero. Perché anche una volta ci dice spesso, no, che la Chiesa era, no, oscurantista, e viene sempre portato l'esempio di Galileo, ovviamente, come proprio scintilla del libero pensiero. Ma in realtà, sì, l'approccio della Chiesa era che sì, in realtà uno pensava quello che voleva. Sì, sto parlando al tempo del Medioevo, quindi 1200. Uno pensava quello che voleva, però quando aveva delle ripercussioni forti anche in ambito sociale, cioè minava proprio alla stabilità del sistema, della società, allora la intervenivano, ma non in senso violento, proprio con la discussione. Per esempio, c'era un sacco di discussione anche tra scolari, tra professori su tantissime cose, ma anche... Con Galileo, per esempio,
cioè, venne invitato a presentare le sue tesi in modo da capire veramente se c'era del falso o del vero, perché era una questione importantissima. E infatti dimostrò chiaramente che non c'era nessuna base sotto quello che diceva Galileo. Infatti, insomma, lo costrinsero a rinunciare a tutto quello che aveva detto. Lui ovviamente non sì, alla fine sappiamo com'è andata, alla fine abiurò, eccetera, eccetera. Però cioè, il metodo, l'approccio era proprio quello della logica, del capire veramente se una cosa era vera o falsa, e su quello basare la società, insomma. Esatto, infatti io ho trattato questo argomento quando feci quei video di Kant, su Platone, eccetera, eccetera, no? Che ho tradotto da Bill Cooper, La praticamente, sì. questione era già degenerata, cioè non era come, però insomma c'era ancora questa, insomma, questo discernimento tra vero e falso, ecco, per orientarsi. Sì, alla fine, insomma, chi ci controlla ha fatto un modo di promuovere gente che fa dei salti mortali col pensiero in modo da farti accettare quello che non dovresti accettare, per dire, no? E tanto che siamo arrivati al punto adesso dove tu non puoi nemmeno più, che non ha nemmeno logica ormai, cioè quello che stanno facendo dal 2021, nel senso che uno prende il loro succo magico, per dire. E uno direbbe no, va bene, se tu l'hai preso, in teoria, insomma, stai a posto, cioè, cosa vuoi, però con la logica, illogica loro, tu non hai scelta, tu lo devi prendere anche tu, altrimenti ammazzi tutti. E tutto questo non ha Sì, no, logica. però ieri sera parlando anche con degli miei amici, che ovviamente sono tutti bucati più e più volte, Fabio, cioè scusami, all'inizio. siccome andrà messo su YouTube questo, cerca di. Perché sappiamo, questo è Ah, giusto. vabbè, dai, no, vabbè, Sì, no, no, sono. no, Cosa ho detto? no, no, non hai detto Bucati, mo. niente, però ti volevo solo avvertire, tutto qua. Tanto Sì, no, non mi rendo fra di noi conto. ci capiamo, no? E chi vuole capire, capisce, Vabbè, anche se non lo menzioni, diciamo. sei stato avvertito, Fabio. Sei stato avvertito. Questo è l'ultimo avvertimento. No, beh, insomma, sono fatti sta roba e erano convinti, insomma, cercavano all'inizio, mi ricordo, un anno fa, che mi spiegavano, ma dai, ma cosa ti costa fare questo così, dai, proprio così ridendo quasi. E adesso, insomma, che hanno capito un po' l'antifona del farsene uno ogni mese, roba del genere, conosco appunto un professore che adesso ne ha due, ha detto, beh, insomma, io non so cosa fare perché terza non voglio farlo, così, insomma, anche l'altra, no, che era convinta, proprio diceva, eh no, ma è vero, cioè, i primi vabbè, ma farne così tanti non va bene, cioè, scientificamente, cioè. Però, vedi, c'è il problema sempre che non riescono a collegare i fatti, cioè, a capire, all'evidente, no, che comunque hanno questo approccio, no, di pensare che come che sistema sia dalla loro parte, che. Ecco così, una breve finestra nella realtà di adesso. Ecco. Però un esempio appunto del fatto, quello che dicevo prima, che di non avere un approccio logico alla realtà, a conoscere solo una parte e accontentarsi di quella, ecco. Sì, che poi vedendo quei video che hai linkato ieri, no? Ti rendi conto, cioè, perché io sentendo Silvano Barruso, no? E praticamente Sì. lui così presentava un po' così, ma questi sono video che ho sempre così, mi è sempre piaciuto vedere, no? Però io riconosco i miei Sì. limiti, no? Nel senso che non so veramente come funzioniamo ancora e capendo questa cosa qua, io mi stavo dicendo, ma porca troia, certi punti del suo ragionamento io non riuscivo a capirli, per dire, no? Cioè, riuscivo a intuire qualcosa, ma non riuscivo a capirli totalmente, no? E quindi mi dicevo. Ma perché nessuno è uno. Sì, praticamente lui si riferisce a tutta quella che è la filosofia scolastica, tomistica, da Aristotele a San Tommaso a Alberto Magno, quelli là, che purtroppo dopo non è più stata sviluppata. Il Esatto. problema è che all'epoca succedeva nel 1200, veniva applicata quasi esclusivamente alla teologia, quindi tanti altri campi adesso, non so, come può essere la scienza, non so, di qualsiasi campo scientifico, ecco, non è rimasta scoperta e non
e viene quindi sono tematiche che non vengono poste nella luce vera e restano così un po' sia confusione. Sì, Però infatti. appunto la plastica appunto insegna l'approccio che bisogna avere su qualsiasi cosa, nel mettere le cose in ordine, come diceva lui nel video, e può essere applicato a qualsiasi insomma, tipo di conoscenza, ecco. Cioè quello voleva insegnare il video. Sì. Però è difficile perché ci vuole uno sforzo proprio continuo e sì, se non, a scuola ovviamente non te lo insegnano. Infatti sarebbe abbastanza importante questa cosa. Infatti il sogno mio è tipo capire bene dei concetti che ormai tipo ormai cioè, tipo, definisco che sono importanti da capire certi concetti e li vorrei veramente presentare in modo semplice, 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 così proprio da adattare tutte queste cose che secondo me sono utili da capire all'uomo di oggi che sta messo male. Perché io mi immagino, se io non sono riuscito a capire certi concetti, per dire. Ma molta gente manco si sforza di vedere oltre alla TV, per dire, no? E quindi, cioè, dobbiamo capire che qui siamo circondati veramente da gente che non è in controllo di questo animale che come fa l'esempio là di Platone, no? Ha delle reti in teoria, sì, che guida. Che guida questi cavalli. Sì. Loro si fanno guidare completamente da questa da, dai loro così. Dai loro No, ma là istinti. non è neanche fede, là è proprio, si tratta di buon senso, ecco, no, che avevano anche insomma, gli aborigeni per dire, non è che serve, però insomma. Esatto, e infatti io ho detto anche qui prima, qualche giorno fa, che in Albania per dire che non c'era Dio, non c'era niente, perché ce l'avevamo tolto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e forzato totalmente, bruciato chiese, eccetera, eccetera. E quindi nessuno credeva, eppure la gente, io posso garantire, le persone più gentili e buone che ho mai conosciuto in vita mia, l'ho conosciuto in Albania, erano i miei nonni, per dire, che ho visto fare cose inimmaginabili oggi. Per me, per esempio, mia nonna, che ha sofferto in maniera impressionante, per curare questo suo marito, cioè mio nonno, che era paralizzato. Da quando lui tipo, aveva 46 anni, forse si è paralizzato di Parkinson, e lei l'ha curato. E in Albania era inconcepibile che tu portavi una persona malata in ospedale, cioè ognuno si curava da sé in casa, per dire, non abbandonavi questa persona così al sistema, così a lasciarli morire poi alla fine. E lui ha vissuto con mia nonna, e io l'ho visto fare a mia nonna cose impressionanti. Per curarsi di mio nonno, cose che non si possono nemmeno concepire veramente. E quindi niente, ho perso un attimo il filo. Se c'è altra gente qua, c'è se qualcuno gli Ma viene in c'è mente, Gheorghi, infatti. Gheorghi, c'è anche Gheorghi. no, boh, al microfono spento, non so. Se tante volte vorrei. Ma si sente? Ah, ok. Ok, adesso si sente. Se vuoi, se hai qualche spunto, ti viene in mente di aggiungere qualcosa, fai pure, tranquillo. Su Silvano Borruso. Prima ho iniziato a vedere il video. E adesso sono al minuto 12, no? Cioè l'ho interrotto prima. E niente, poco alla volta, no? Ogni volta che mi distraevo, tornavo indietro, un minuto prima, 2 minuti prima, me lo riascoltavo. Sono al 12° minuto, ma perché la fretta fa i gattini ciechi. Ah, ma Cioè, sono andare concetti un piano. po', sì, difficili. Cioè, dice tante cose in tre quarti d'ora che bisogna rivederselo un po' di volte, perché sì, fermarsi ogni volta. Anche una volta, ma fatto bene con concentrazione. Ah, È sì. molto interessante quello che dice in questi primi 12 minuti, la Ah, il differenza fatto tra i. sì, delle passioni, sì. Le similitudini con gli animali, sì, sono robe. Sì, a cui non si pensa, ma anche a concetti, a parole che usiamo sempre come punto immaginazione, io immagino, io penso come se fosse la stessa cosa, oppure ho dolore o soffro, invece mi spiega appunto come siano approcci proprio completamente diversi. Eh sì,
Poi volevo dire, vabbè, le cose che ho postato prima, no? Quella lì era una frase dal Vangelo di Luca. Cioè, il Vangelo comunque non si può sminuire, non si può paragonare al resto delle cose che ci sono in giro. Cioè, la sua direzione che ci dà, la possibilità che ci propone è quella di arrivare al miracolo. Cioè, la fede in azione si chiama miracolo. Quindi, ma non lo dico per fare il pazzo o cosa, ma per dire, cioè, quello che ci propone è la direzione che ci permette di avere. È una motivazione enorme. È una cosa sovrannaturale, sovrumana, la motivazione che può dare questa dottrina, che non va bene neanche chiamarla dottrina. È una cosa che non dovrebbe neanche essere etichettata in nessun modo, perché è proprio oltre. Insomma, si sente ancora? Sì, no, beh, tu Vorrei. dici quindi che quello è un insegnamento che è simile a quello delle dottrine, non so, dei dervisci medio orientali o degli asceti indiani, quindi. Ma no, non voglio paragonarlo ad altre cose, cioè penso che appunto non va neanche etichettato come dottrina, insegnamento, no, è proprio una cosa ulteriore, è una cosa oltre. Cioè io per dire stamattina mi sono letto un po' il Vangelo secondo Luca. E immediatamente mi accende questa ispirazione, mi vengono in mente pensieri che in altri momenti non vengono qui. Cioè è importante leggerlo, ma non ricordarsi quello che ci insegnavano le catechiste da bambini. Cioè leggerselo adesso, di giorno in giorno, perché ci dà un nutrimento particolare. Esatto. Sì, è quello che dicevo io. Qualcosa dentro, accende qualcosa. Questo. Eh sì, beh, è come se, cioè, noi in qualche modo dobbiamo installare qualche sistema operativo, qualche programma in testa, altrimenti siamo come così ebeti, diciamo, senza un computer, senza sistema operativo completamente. Cioè, è come se, diciamo, ogni programma che installiamo al computer è come se libera potenzialità che questo hardware ha di, alla fine anche liberarsi dalle gabbie dell'ignoranza in cui ci troviamo, diciamo. Esatto, È quello lo dalla scopo, diciamo, cercare di. liberarsi dalla disperazione che ci affligge, ci opprime. Cioè, il fatto di vedere che sembra che non c'è alcuna speranza di fare assolutamente niente, ma e invece c'è molto di più. Cioè, non solo c'è speranza in questo mondo, ma c'è anche di più, oltre lo spazio-tempo c'è dell'altro e siamo noi stessi. È casa nostra quella. Cioè, questo voglio dire. Beh, scusate che ho parlato in modo un po' con la voce un po' così, un po' troppo entusiasta, forse, non lo so. No, tranquillo. No, è importante, per me è molto importante così, insomma, capire come funzioniamo, come ragioniamo, proprio perché vedo che molta gente oggi, diciamo, è come se, cioè, siamo talmente divisi, però è come se vogliamo tipo imporre la nostra tipo di lotta a tutti, per dire, no? Cioè, c'è tanta confusione e la prima cosa da fare prima di agire, diciamo, è chiarire un po' come siamo fatti, cosa stiamo facendo qui e poi magari, perché tutto il casino che vediamo in giro viene fatto proprio per una confusione mentale che la gente ha e magari si affiglia a gruppi o credenze che magari vengono usati e non riescono a capirlo.
E quindi niente, questo è secondo me, se avessimo chiaro insomma chi siamo, cosa ci facciamo qui, magari non saremmo in questo punto qua. È entrato anche Luca, comunque sia, se chiunque c'è, se Buongiorno. No, devi staccare. No, l'ha staccato per un attimo adesso. Sì, se chiunque vuole parlare può staccare. Buongiorno, sì, a te. Ciao Luca. Ciao Luca. Buongiorno. È sempre un onore e un piacere parlare con voi. Grazie Luca. Addirittura. Sei appena arrivato? Stai ascoltando? Hai ascoltato? È da 5 minuti, No. sono riuscito ad entrare. Ah, ok, quindi ti sei perso la perla iniziale, diciamo, dove abbiamo fatto un'analogia che sicuramente libererà l'uomo istantaneamente. Sono molto convinto di questo. Infatti, avevo la presunzione prima di chiamare questo video, Fabio, The Secret, no? The Secret. Ecco, arriva Marcel con la sua intuizione. Marcel col codice per decifrare insomma il mondo subito. The codificator. The decodificator qui risolve the solver of all problems, Marcel Ming. Sì, programmatore dell'universo. Che poi non è detto che chiamo questo video The Secret, ragazzi, ecco il video da vedere. E, insomma, per risolvere tutti i problemi dell'umanità. No, è stato importante permettere condividere qualche pensiero, sì, che Che tanta gente non faccia sembra, non partire, diciamo, ci la fa cosa. Faccia caso, ecco. partire, diciamo, possibilmente. Sempre se invece dall'altra parte c'è morte, allora che moriamo pure, insomma, andassimo a fanculo. Tanto, se non c'è voglia, perché siamo morti. È un po' come dicevi con quell'esempio là delle piante, no? Che vengono attaccati da parassiti proprio perché sono morte, non hanno più le sostanze che gli servono per stare in vita. A quel punto, che venissero mangiate Può essere dai una vi e dai cagata, parassiti. anche per la società, sì, che c'è adesso è talmente, Sono diciamo, solo può un essere peso, assimilato diciamo. appunto a un altro marcio proprio, e ovviamente viene al primo colpo come il virus, viene, anche se è finto, comunque viene Attenzione. attaccato, ho mascherato un po', dai, insomma, Alright. l'algoritmo non dovrebbe accorgersi. E quindi diciamo che questo che stiamo vedendo adesso, cioè quello che stanno facendo, è semplicemente un manifestarsi della debolezza di questa pianta che è l'uomo. Sì, sono i frutti che sono nati da dei semi piantati, oh, sì, secoli fa, ecco, che un E po' alla infatti, volta è cresciuto e adesso la gente, appunto come i miei amici di cui ti ho parlato prima, ecco, che non capiscono cosa c'è che non va, cosa succede, sono persi appunto in questo turbinio di informazioni senza, sì, sapersi orientare, invece. Appunto, per orientarsi bisognerebbe partire proprio dalle basi, da quello di cui parla il video, appunto, di come sono ieri. E, ecco, cominciamo insomma a Infatti proprio ieri, riflettere su cosa bisogna. infatti proprio per ribadire questa analogia della pianta che è malata e quindi per questo viene attaccata e fatta fuori, proprio ieri mentre caricavo la legna lì, stavo sistemando la legna, e praticamente mi si avvicina una pecora, no? Uno completamente fuso, no? E mi fa, ma a te t'ha preso il cogliona? Mi ha detto, e io gli ho detto... E io gli ho risposto, non ti prende se non ci credi, ho detto io. E quindi questo, e lui mi ha detto, E là si è messo un po' a ridere così. Immagino già triplo dosato, eccetera, eccetera. Però questo per dire che a noi, diciamo che siamo piante sane, diciamo, il V, sì, a noi ce lo possono proporre questi mostri, il V, diciamo, però ce lo rimbalza, diciamo, no? Ecco, proprio perché sei una pianta sana. Quindi l'esempio è perfetto sì, quello. perché hai sì, del pensiero spirituali, ecco, per difenderti.
usi la Però logica. ci vuole insomma la conoscenza. Buongiorno a tutti, sono Daniela. Ciao Scusate se Daniela. non intervengo, perché appunto c'è un bambino piccolino che mi dà da fare, però appunto volevo puntualizzare che ci troviamo in una guerra spirituale. Siamo in una guerra spirituale, più che altro tra il bene e il male. Mi rallegro sentire Marcel la sua conversione, il credere in Dio, perché è fondamentale. Poi, ovviamente, come diceva lui, dobbiamo rispettare tutti, sempre nel possibile, appunto, se non manifestano cose esagerate, per esempio, come adesso stanno facendo genitore 1, genitore 2, che non si capisce oggi sei maschio, domani sei femmina. Lì, in effetti, non bisogna accettare queste schifezze. Però del resto, se chi crede in Dio ha una marcia in più, nel senso che comunque il Signore ci dà anche una via d'uscita. Bisogna avere fede. Se si legge veramente la Bibbia, possiamo capire, è vero che ci vorranno uccidere, tutto, però se leggiamo bene c'è anche una via d'uscita, il Signore ci dà anche delle indicazioni come fare, isolarsi, andarsene dalle città. Vai nei boschi, Sì, fatti infatti un minimo di questo. autonomia. Sì, infatti il Non Vangelo lo dice anche so. questo, tra le altre cose. Sì, Che se appunto. E siamo quello comunque il perseguitati, Signore ci dà altrimenti una speranza. Bisogna avere anche fede. ma davvero Lascio la ancora parola a voi. credete che la Bibbia scritta che leggiamo oggi sia veramente un qualcosa di reale, un testo sacro? Ancestrale di quello che sarebbe dovuto essere. Sappiamo benissimo che è stata comunque completamente rivistata, riscritta per assoggettare comunque le masse, no? Ma guarda, Sì, nel questo. caso mio non mi assoggetta, nel senso che io quando l'ho adottato questo sistema operativo, Ma per no me. oggi, no oggi, scusami, no oggi. È stata scritta tantissimo tempo fa in una società completamente diversa, adattata ad un modus di bloccare comunque una sorta di visione di pensiero. Secondo il mio punto di vista, tutti sono liberi di pensarla Sì. come voglio, però quello che ci è arrivato a noi sono dei riflessi, degli stralci Ass del testo originario. sì, assolutamente, però ti posso garantire questo sistema operativo che chiamiamo così Bibbia Operating System. Io quando l'ho installato, per quanto mi dicevano che era vecchio, doveva aggiornarsi con i tempi, e insomma, tutte queste cose qua, io l'ho installato nella mia testa e per me funziona. Deal with it, cioè fatene una ragione, nel senso. Cioè, Sì, sicuramente funzionerà, ma in ognuno poi con vissuti diversi, esperienze diverse, funzioni e risultati diversi, secondo il mio punto di vista. assolutamente, non dico che ha Non gli in stessi tutti. effetti, sì, con tutti. E infatti con me, guarda, ti dico quanto è potente. Praticamente io, quando loro hanno iniziato nel 2020 a fare questa cosa qua, io ho pianto come un bambino perché sapevo quello che stavano per fare. L'ho detto diverse volte questa cosa. E non riuscivo a dormire, io lo dico apertamente questo, l'ho anche detto in altri video. Ogni volta prima di dormire chiedevo a mia madre di tenermi la mano, perché mi sentivo veramente una pressione del mondo proprio addosso, perché sapevo quello che stavano per fare, no? Che è quello che stanno facendo e staranno per fare fra poco. E non riuscivo a dormire se mia madre non mi stava vicino almeno 10 minuti e io dovevo tenerle la mano così. E questo è durato per tipo una settimana. Poi, parlando con un profeta di Dio, si chiama lui, comunque sia, insomma, io non lo seguo più lui. Lui mi ha fatto capire che non c'è bisogno di avere paura, no? E io da quel momento in poi ho tirato fuori i coglioni. Uscivo per Roma a fare video in mezzo alla gente, dove tutti i coglioni se pensavano che c'era questo nemico invisibile. Io andavo in metro tutti i giorni senza niente e facevo video e ho dimostrato, no, per mesi, facevo vedere nel video, ma io sono mesi che cammino qua, ma dove do cazzo sta cosa? Perché non sono morto, no? E quindi questo per dire che con me, quando ho adottato quel sistema operativo, mi ha reso non più uno impaurito da tutto, e a quel punto completamente impotente, ma mi ha dato la forza per contrastare e dirglielo in faccia. Infatti, si vede nei miei video dove vado ovunque, sul mercato. C'è anche Alex qua, abbiamo fatto anche video insieme.
dove facevamo cose che molta gente pensava così di essere considerati pazzi a fare queste cose. Sicuramente, magari tu hai avuto bisogno di un là per accendere delle lampadine su un certo tipologia di cosa, però noi che studiamo da più di 20 anni tutto ciò, che sappiamo che era in agenda, tutto questo che sarebbe avvenuto, non ha toccato affatto, cioè non ci ha dato la minima perplessità, né dubbio né paura su tutto quello che accadeva, tutte le restrizioni che ci sono state a noi che abbiamo vissuto tutto anche in autodeterminazione, non ha avuto alcun effetto né giuridico né fisico né materiale tutto questo che stanno facendo. È un qualcosa di altro che stanno facendo sulle masse, ma noi che abbiamo fatto un percorso interiore a priori, una preparazione già da tempo di studi profondi sulla realtà, sull'esistenzialismo, sulle vibrazioni, sulla matrice che compone quello che siamo in questo piano di esistenza. Tutto quello che è accaduto era semplicemente un verificarsi di piani preannunciati già 10-15 anni fa. Sì, se uno è sveglio, sì, vede i loro piani, cioè, anche tantissimi anni prima loro hanno così pubblicato cose che, oppure c'è E stata stiamo gente. dicendo queste cose da anni, Sì. cioè l'agenda che stanno mettendo in pratica è qualcosa scritta. È pubblicata pubblicamente perché loro devono seguire le università, quindi devono dire la verità, affermare quello che stanno facendo, altrimenti le leggi universali vanno contro le leggi universali. Quindi loro ce lo stanno dicendo da 10 anni tutto quello che ci avrebbero fatto e tutto si basa sul nostro consenso. Se noi diamo il consenso a tutto ciò, in modo diretto o indiretto, loro devono per forza agire attraverso il nostro consenso. Senza quello non ci possono fare nulla. Beh, sì, comunque il consenso loro ce l'hanno perché se non fai quello che dicono loro, tu non mangi, non lavori, non c'hai altre Non è alternative. vero, non è vero, perché ci sono tantissimi modi alternativi per mangiare, per lavorare senza prestare il consenso a tutta questa farsa. Sì. Io con l'autodeterminazione ho sempre lavorato, non sono mai stato un giorno chiuso in casa, sono sempre uscito, ho sempre fatto tutto quello che dovevo fare. Non mi ha toccato minimamente tutta questa storia, anzi, osservavo con meraviglia tutto quello che accadeva attorno a me. Ho notato la separazione che è avvenuta nella dissociazione dell'umanità in una scissione tra chi era assoggettato, credeva e chi invece era libero di pensare e sperimentava realtà di verità che si manifestavano. Quindi sicuramente tutto questo ha creato delle divisioni all'interno delle famiglie, all'interno delle amicizie, delle reti sociali molto molto importanti, che però hanno fatto una scrematura su quello che è la realtà di chi ha fatto un percorso per capire chi è e invece chi no. Sì, è la solita percentuale che c'è da sempre, cioè una piccola percentuale che fa lo sforzo di in qualche modo staccarsi dal sistema e quindi scegliere la strada un po' più complicata all'apparenza, e molta gente che insomma ha scelto l'opzione più semplice che sappiamo qual è. Quindi diciamo che siccome ho raggiunto l'ora e siccome non vorrei che durasse più di tanto questa cosa perché andrà messa su YouTube. E se tante volte qualcuno avesse qualcosa così da aggiungere alla fine, che magari vuole dire qualcosa, può farlo adesso, negli ultimi minuti, e così posso chiudere questo primo tentativo così di conversazione in questo canale Telegram, che mi sembra, insomma, che ci sia un po' più di libertà di dire la propria, e vediamo se. Così, anche con autocensurandoci un po', sarà possibile pubblicare queste live che magari ne faremo, che ne so, una settimana, no? Se Dio vorrà. E se saranno possibili così pubblicarle anche ai comuni mortali di YouTube, diciamo. Sì, potremmo farne anche ognuna sì, su un tema diverso, così che decidiamo prima. Se Esatto. no, possiamo votare democraticamente come sulla piattaforma Rousseau. Esatto, e siamo sicuri che funzionerà, diciamo. Ah, comunque si può fare, sì, benissimo. Ok, quindi volevo ricordare l'ultima cosa, che molta gente, magari che non conosce Telegram, non si rende conto, cioè secondo me
Dopo che ho conosciuto Telegram, per me è cambiato tutto. Cioè, io sono nuovo qui con Telegram, Ah, è quindi è da poco. diventato come metodo diretto, sì, non è Sì. macchinoso come sì, YouTube, che sì, puoi scrivere i commenti, ovvio, però sì, E quindi più dispersivo. consiglio a tutti di usare, cioè, anche se non così venite nel mio canale, comunque di usarlo perché è uno strumento che secondo me non è che potrà durare più di tanto, perché insomma c'è libertà di pensiero, di parole, tutto qua. E vediamo, insomma, di sfruttarlo finché ci sarà possibile farlo. Così magari facendo un po' di chiarezza mentale possiamo in qualche modo fare così scelte migliori. Bene, ragazzi, chiudiamo qua. Le 10 si sono fatte. Senti, Grazie. sono le campane che suonano. Giusto Esattamente. in tempo. Così andiamo a zappare adesso. Grazie di essere venuti qua e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, è veramente un piacere stare con voi. Ciao ragazzi, ciao.